Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In primo piano la cronaca, maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza in un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni, tra cui anche l'Abruzzo. 440 milioni l'importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d'imposta. 78 le persone indagate, 8 delle quali sono in carcere e altre 4 sono attualmente domiciliari, ci dice di più Jacopo Forcella. Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. E la maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza in un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni, tra cui l'Abruzzo. Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 le misure cautelari emesse dal GIP. 8 le persone finite in carcere e 4 ai domiciliari, mentre nei confronti di 20 imprenditori è stata disposta l'interdizione all'esercizio d'impresa e per 3 commercialisti l'interdizione all'esercizio della professione. Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, facevano parte di un'associazione con base a Rimini ma con ramificazioni in tutta Italia, responsabili di aver creato e commercializzato per un importo di 440 milioni i falsi crediti d'imposta, lo strumento introdotto tra le misure previste del governo con il decreto rilancio del 2020 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. L'esecuzione delle misure è scattata, oltre che in Emilia-Romagna, anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. I finanzieri di Rimini, assieme agli altri reparti territoriali, allo SCICO e al Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, hanno eseguito anche un'ottantina di perquisizioni e sequestrati i falsi crediti d'imposta a beni e società per il reato di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. Tra gli indagati, 9 avevano anche presentato domanda di reddito di cittadinanza, mentre altri 3 avevano precedenti per associazione di stampo mafioso. Da domani previsti nuovi voli e orari più comodi per i passeggeri che sceglieranno l'aeroporto d'Abruzzo dopo le difficoltà invernali dettate dalla pandemia. C'è molta fiducia in vista di un'estate che dovrà essere all'insegna della ripartenza. Stefano Recanati. L'aeroporto d'Abruzzo sempre più verso un ritorno alla normalità. Da domani 1 febbraio saranno ripristinati 4 collegamenti Ryanair, potenziando Bergamo Orio al Serio e reinserendo altre 3 destinazioni. Per Torino si torna a volare 3 volte a settimana, la destinazione di Londra Stansted verrà operata 2 volte a settimana, per Bruxelles Charleroi 4 voli a settimana, infine la tratta Pescara Milano Bergamo torna a 12 voli settimanali. Analizzando ciò che è avvenuto l'anno scorso, quest'anno è un importante segnale perché l'anno scorso questi voli sono stati ripristinati nella mensilità di aprile e quest'anno invece partiamo già dai primi di febbraio. A marzo verrà già in vendita il collegamento sempre operato da Ryanair per Francoforte Hann e diciamo che aprile dovremmo riavere ripristinato tutto l'intero collegamento e planning che Abruzzo Airport ha già dal 2021. Novità riguardano anche i collegamenti collinate effettuati da ITA. Il volo da Pescara verso Milano partirà alle 6.30 anziché alle 6.10, quello della sera da Linate verso l'Abruzzo partirà alle 20.30 atterrando a Pescara alle 21.40 e non più alle 23.55. Restano invariati i collegamenti pomeridiani, in partenza da Linate verso Pescara alle 15.15 e dall'Abruzzo verso la Lombardia alle 17.10. Se il buongiorno si vede al mattino c'è un cambio di passo anche ai vertici di ITA, noi non possiamo dimenticare che attraverso lo switch Alitalia ITA abbiamo beneficiato di un collegamento in più, tuttora in essere, quindi Linate è collegata 2 volte al giorno, abbiamo un dialogo costante e quotidiano con questo vettore, stiamo siglando un accordo per quanto riguarda il proseguimento di questi 2 collegamenti e probabilmente se rimarranno questi 2 collegamenti riusciremo attraverso Linate Scalo Hub collegare altre destinazioni anche con la città di Pescara. Dopo queste importanti novità, lo sguardo si sposta verso l'immediato futuro, cioè l'estate. Noi ci apprestiamo alla Summer 2022 con la massima espansione dei voli da e per l'Abruzzo, con il maggior numero di frequenze e se la pandemia ce lo consentirà, naturalmente potremo migliorare ed aumentare i numeri già importanti del 2021.
In vista dell'incontro in programma per il 9 febbraio con Rete Ferroviaria Italiana, i sindaci del territorio, a proposito del raddoppio ferroviario, hanno gettato le basi per la costituzione di un comitato dei sindaci, che appunto dei comuni che saranno attraversati da questo nuovo tratto della Roma-Pescara. L'obiettivo è anche una commissione consigliare speciale che metta a sistema tutte le informazioni e le problematiche relative al progetto di questo tanto discusso raddoppio. Serenia Secondi. Dopo la richiesta da parte del PD regionale di istituire un tavolo permanente con sindaci e tecnici che studino con Rete Ferrovie Italiana le modifiche da apportare al progetto del raddoppio ferroviario, oggi in Consiglio Comunale straordinario a Chieti, per procedere all'istituzione di un comitato dei sindaci e di una commissione consigliare speciale che temporaneamente sia di supporto all'amministrazione comunale di Chieti per approfondire le problematiche, vagliare strategie e monitorare gli impatti che la realizzazione di tale opera potrebbe avere sul tessuto della città. Noi daremo delle soluzioni alternative affinché si coniughino la necessarietà e la migliore accettazione da parte dei nostri cittadini. Tutti sanno che quest'opera diventerà un volano economico per i nostri territori. Dobbiamo solamente far capire a Rete Ferroviaria Italiana che ci sono delle alternative, ripeto, a costo zero, che possono diminuire l'impatto negativo sui nostri territori. Affinché ci sia un consenso intorno a quest'opera, lei si è detto pronto a nominarsi commissario contro le opere inutili. Sì, c'è un modo sbagliato di fare le opere, che è farle in odio alla cittadinanza, ai territori, al suolo. Quest'opera, attesa da oltre 20 anni, fatta finanziare nel 2016, diventata opera prioritaria nazionale col 2019-2020, deve essere fatta a regola d'arte, come diceva la legge del 1865, un progetto di qualità che non ostacoli la vita delle comunità, delle imprese, delle famiglie. Dobbiamo disegnare in loco qual è il migliore tracciato per evitare contenziosi, per evitare allungamenti di tempi. Si fa così dove le opere pubbliche poi riescono a funzionare. Io mi costituisco commissario contro l'inutilità di una maniera sbagliata di procedere a quest'opera pubblica, di eseguire quest'opera pubblica, e voglio aiutare il commissario Macello a non fare macelli. Per cui il 25 di febbraio verrà il ministro Giovannini a garantire la correttezza di questa procedura. Purtroppo quest'opera è un'opera che deve essere realizzata in tempi e in alcune modalità accelerate, quindi ci deve essere un passo avanti da parte di tutti, e tutti quanti dobbiamo mirare a ottenere questo. Nel comune di Pescara in questi giorni si discute il documento unico di programmazione, il bilancio. Le opposizioni chiedono un maggior coinvolgimento, di essere coinvolte di più. Vediamo. Il Covid ha lasciato ferite profonde in tanta parte della città e la proposta di bilancio e di documento unico di programmazione presentata dalla Giunta Masci è ampiamente insufficiente, contraddittoria e debole. Lo affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico e delle liste civiche di centro-sinistra. In questi giorni di confronto le opposizioni si stanno battagliando sulla possibilità di vedere rafforzati gli investimenti nelle politiche sociali e nella cultura, la possibilità di vedere istituita fin dalle prossime settimane la consulta del verde, per quanto riguarda le società municipalizzate, di ricorrere alle graduatorie concorsuali e non agli interinali. Noi abbiamo dei bandi dove ancora non si presentano domande per le scuole innovative e siamo in attesa non si sa di cosa. Allora, dovremmo essere noi a questo punto un elemento propulsore per dare una nuova spinta a questa amministrazione. Allora forse l'amministrazione, la maggioranza di questa amministrazione è in attesa di un rimpasto di giunta? È in attesa del rimpasto di giunta, ma se vogliamo dirla tutta, stamane stavamo parlando ancora, discutendo in Commissione Politiche Sociali e Sicurezza per la seconda volta dell'aumento delle sanzioni per deiezioni canine, abbandono dei rifiuti. Non sono questi gli argomenti attualmente che
realmente ci interessano. Noi vogliamo portare a casa qualcosa di buono e di positivo per la nostra città. A risentirne, proseguono i consiglieri comunali, soprattutto i giovani, che vedono la città svuotarsi sempre di più. Più spazi di aggregazione, più aule studio. Questa amministrazione ha promesso in campagna elettorale una biblioteca comunale, quindi proprietà del comune di Pescara. Ad oggi, dopo tutti questi mesi, non si vede l'ombra di nessun progetto, di nessun finanziamento per quest'opera, che sarebbe il primo passo nei confronti di una generazione che ad oggi a Pescara vive senza orizzonti, purtroppo. Al Tribunale di Teramo, record abruzzese negativo per cause pendenti e per carenza di organico. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Teramani ha proclamato lo stato di agitazione e minaccia giornate di astensione. Tania Bonici Castelli. Il Tribunale di Teramo vive una situazione di estremo disagio e i numeri lo dimostrano. È proprio il Palazzo di Giustizia Teramano a dover registrare il record negativo in Abruzzo per il maggior tasso di turnover di magistrati in uscita, il maggior numero di procedimenti scritti da più di 10 anni, mentre i tempi per definire una causa civile superano i 1000 giorni contro i 296 di Chieti, i 368 di Pescara e tra i 400 e 600 giorni di Sulmona, Vasto, Lanciano e L'Aquila. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo ha deliberato così lo stato di agitazione, non escludendo anche giornate di astensione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Solo pochi mesi fa il Presidente dell'Ordine, Antonio Alessiani, aveva ottenuto un incontro con la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per rappresentare la drammatica situazione del Tribunale di Teramo. Qualcosa si è ottenuto, ma molto lontano dall'essere sufficiente. Dopo quell'incontro qualche risultato l'abbiamo ottenuto, abbiamo avuto 9 cancellieri in più, un nuovo magistrato, ma dai dati che sono emersi dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario si confermano appunto gli indici allarmanti che noi già avevamo rilevato, cioè il Tribunale di Teramo è quello che ha il maggior numero di carico di cause ultratriennali, il cosiddetto arretrato. Il Tribunale di Teramo è l'unico dove ci sono procedimenti di durata ultradecennale. Il Tribunale di Teramo ha l'indice di turnover, cioè dei magistrati in uscita, maggiore di tutto l'Abruzzo. Questo è comprensibile date le difficoltà e il carico di lavoro che ciascun magistrato ha. Di cosa avreste bisogno? Avremmo bisogno di un potenziamento dell'organico, dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati, di un aumento della pianta organica della dotazione del personale amministrativo per rendere il personale sia di magistrati sia di personale amministrativo compatibili con il carico di lavoro che il Tribunale ha. Per tutti questi motivi voi minacciate uno stato di agitazione? Lo stato di agitazione è già stato proclamato. Le concrete modalità di attuazione di questo stato di agitazione lo decideremo insieme a tutte le altre componenti dell'avvocatura. Quello che noi lanciamo è un allarme a futura memoria, perché fra qualche anno c'è il rischio, se non si risolve la situazione del Tribunale di Teramo, che è centrale, uno snodo centrale per quanto riguarda ad esempio i fondi per il PNRR, di qui a qualche anno probabilmente la situazione del Tribunale di Teramo potrà essere equiparata a quella delle realtà economiche più arretrate della nostra regione e della nostra nazione rispetto alle altre che invece si saranno avvantaggiate dei finanziamenti del PNRR e avranno potuto rispettare gli obiettivi fissati per quanto riguarda la giustizia. Ancora difficoltà per gli armatori di Pescara, costretti a lavorare in precarie condizioni a causa dei fondali bassi. Gli interventi rapidi non hanno risolto il problema e i lavori non partiranno prima della fine di febbraio. L'associazione di categoria chiede un vertice con il prefetto e la regione Abruzzo. Fondali bassi e armatori costretti a trasferire le imbarcazioni più grandi nel porto di Ortona. Così si fa sempre più complicata la situazione porto di Pescara. Gli interventi fatti negli ultimi giorni, dicono dall'associazione armatori, non sono stati risolutivi. I lavori, dopo che 3 barche erano rimaste incagliate per più di 24 ore, hanno riguardato lo spostamento dei sedimenti, liberando la canaletta, ma con il cambio di perturbazione e il ritorno del maltempo si torna a punto e a capo. A mettere in difficoltà gli armatori ci sono anche le basse
maree che dureranno per tutto il mese di febbraio. Sappiamo che al momento ci sono delle criticità, aveva detto nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma il nostro obiettivo continua è superarle in modo definitivo, portando avanti con forza e velocità i lavori di allungamento dei due moli e cancellando in modo definitivo il problema dell'insabbiamento. Lavori che però, dopo l'ultima riunione in Capitaneria, partiranno tra febbraio e marzo. Gli armatori, già esasperati da molti anni, chiedono invece una riunione urgente con prefetto e regione. A Dubai giornate dedicate all'Abruzzo nel padiglione Italia dell'Expo 2020. L'obiettivo è quello di attrarre turisti e imprese e stabilire rapporti di partenariato con il Medio Oriente. Cercheranno appunto di intercettare la voglia di buon gusto e di, che è tipica appunto del prodotto italiano. L'Abruzzo vola a Dubai in occasione dell'Expo 2020 per le giornate che il Padiglione Italia dedica alle singole regioni. Obiettivo quello di attrarre turisti e imprese dalla penisola del Golfo, tenendo conto anche delle vantaggiose agevolazioni per la zona economica speciale che comprende il 70% del territorio industriale. Attualmente solo il 5% dell'Expo abruzzese è diretto verso l'Asia. In evidenza negli Emirati Arabi Uniti le eccellenze enogastronomiche della nostra terra ed anche una mostra dedicata all'arte orafa e all'importante tradizione dell'artigianato abruzzese. In primo piano però il settore dell'automotive e la produzione dei furgoni, che ad oggi rappresenta oltre la metà dell'export abruzzese. Al momento non ci sono rapporti consolidati con gli Emirati, ha dichiarato l'assessore regionale allo sviluppo economico Damario, ma stiamo lavorando per questo. Stiamo accompagnando le imprese abruzzesi a cercare di crescere. Ieri lo abbiamo fatto nel padiglione Italia, dove si è inaugurata la settimana dedicata all'Abruzzo, le settimane dedicate all'Abruzzo, un allestimento e una esposizione dei nostri prodotti, della nostra tradizione, della nostra storia e della nostra cultura, che ha molto colpito e impressionato per la qualità di questi allestimenti. E noi possiamo offrire a questo mercato, che è molto vocato verso l'innovazione tecnologica, il lusso, l'eccellenza, quello che noi sappiamo produrre in questi termini. Il fotografo performer Giulio Gennari traccia un percorso fatto di luce e la mostra d'arte contemporanea allestita al Museo delle Genti d'Abruzzo, che è stata inaugurata sabato scorso. Si chiama Luce, la suggestiva mostra d'arte contemporanea inaugurata sabato scorso. A Pescara, in tre sale del Museo delle Genti d'Abruzzo, il fotografo Giulio Gennari traccia un percorso di forme e suggestioni, disegnando appunto con la luce. Al primo livello della mostra, protagonista è la questione di genere. Tante delle opere riguardano appunto la violenza sulle donne, insomma, è tanto tutto quello che ovviamente si fa per comunicare e dare ovviamente un'opportunità a chi non ha voce appunto di farlo. Nella seconda sala la fotografia si sovrappone ai colori acrilici in un percorso legato agli artisti contemporanei. Un effetto tridimensionale dell'opera stessa, perché anche il fruitore può installarla a piacimento e crearne ovviamente una grande interpretazione, in ogni caso un'interpretazione diversa. Infine ci si imbatte in figure più delineate in cui si riconoscono personaggi dello spettacolo, il cantante Marco Carta, col quale Gennari ha collaborato, e il porno attore abruzzese Rocco Siffredi. Disegno appunto sempre su questi ritratti molto esclusivi, creando appunto delle originalità e soprattutto un'irripetibilità appunto delle opere. La mostra sarà visitabile dal mercoledì alla domenica fino al 6 di febbraio. E ora lo sport, a partire dal calcio di Serie C, settimo risultato utile consecutivo per il Pescara, che spugna il Rocchi di Viterbo e sale al quarto posto solitario in graduatoria. Mercoledì si torna in campo all'Adriatico Cornacchia contro la Carrarese. Tre gol tutti nel primo tempo ed il Pescara espugna il Rocchi di Viterbo. A nulla è servita la rete di Volpicelli nella ripresa ai laziali, che si arrendono ai più quotati biancazzurri. Per gli adriatici è il settimo risultato utile consecutivo. Auteri, per forza di cose, conferma in blocco la squadra che ha battuto il Montevarchi con Dursi, Ferrari e Rauti in attacco. Punzi si affida al 4-3-3 con Semenzato a rilevare lo squalificato Pavlev sulla destra. Viterbese è meglio in fase di interdizione, ma ad avere la prima occasione il Pescara con Veroli, che dagli sviluppi di calcio d'angolo si
coordina bene al limite, ma la sfera termina fuori di poco con Fumagalli immobile. I ritmi non sono elevati, ma i biancazzurri con i minuti salgono nella qualità del palleggio e da buon giro palla che porta a isolare sulla sinistra Rasi. Il cross di quest'ultimo con il contagiri trova libero all'altezza dell'area piccola Ferrari. Per lui è un gioco da ragazzi mettere in rete. Gol numero 11 per l'attaccante che festeggia sotto lo spicchio dove sono assiepati i tifosi provenienti dall'Abruzzo. La squadra di Auteri non si accontenta e continua a spingere sfruttando bene i suoi esterni e come nell'occasione del primo gol l'azione parte dalla destra, sfera che arriva dal lato opposto dove Dursi, sfruttando la sovrapposizione di Rasi, con un destro a giro beffa sul palo lungo Fumagalli che nulla può sulla bellissima conclusione del giocatore in maglia numero 7. La differenza sul piano del gioco col passare dei minuti si fa più evidente, ma nemmeno la dia bendata da una mano ai laziali, quando al 39esimo sul lancio lungo di Memmusciai la sfera, dopo una carambola sulla testa di due difensori giallo-blu, rimane sui piedi di Rauti che non ci pensa due volte con il destro scarica per la terza volta alle spalle di un incolpevole Fumagalli. Gioia anche per lui e quinto gol di stagione per il 21enne. I padroni di casa con l'orgoglio provano a rimanere in partita e danno un'occasione sul tramonto del primo tempo con Bianchimano, ma il nuovo arrivato affretta la conclusione di punta e non inquadra lo specchio. Cambia Punzi nell'intervallo che si mette a specchio al Pescara inserendo Ricci in difesa, Calcagni come quarto a centrocampo mentre in attacco c'è il Polidori e per poco questo non dà ragione al tecnico laziale quando Volpicelli pesca sulla destra D'Ambrosio che di testa chiama gli straordinari Sorrentino che si fa trovare pronto dopo una prima frazione di tempo tranquilla. Visti tanti impegni da qui in avanti Auteri prova a far tirare il fiato ai suoi mettendo in campo i Bevi Blanute e delle Monache. I laziali però non si arrendono trascinati dall'ex Matelica Volpicelli che direttamente da calcio di punizione da distanza siderale pesca il coniglio dal cilindro e accorcia le distanze. Nulla da fare per Sorrentino. Il Pescara in contropiede non riesce a chiudere il match e rischia tantissimo alla mezz'ora quando Volpicelli chiama la conclusione dal limite Calcagni ma a dire di no al classe 94 e la traversa. L'occasione al Pescara per chiudere la gara capita al 40esimo. Buon lavoro di Blanuta che rincorre un pallone vacante, lo serve al suo compagno di reparto ma il tiro di Clemenza si ferma sul palo alla destra di Fumagalli. Si salva la Viterbese ma gli assalti nei 4 minuti di recupero non danno gli effetti sperati. Con questa vittoria il Pescara aggancia il quarto posto e resta in scia del Cesena, ma mercoledì per la banda di Auteri sarà di nuovo campionato quando l'Adriatico Cornacchia arriverà la Carrarese. Ultimo giorno di mercato per le società professionistiche. Pescara molto attivo in quest'ultima giornata, accordo col Bari per la cessione di Galano, mentre dal Vicenza arriva il centrocampista Simone Pontisso, accordo di 6 mesi con rinnovo automatico di, in caso di promozione in Serie B. Così come davanti Auteri potrà contare su Cernigoi, come confermato ieri ai nostri microfoni direttamente dal presidente Sebastiani. Presidente Daniele Sebastiani, Pescara sta ingranando, sono 7 risultati utili consecutivi, si continua a vincere, si dà forza a quella prestazione importante fatta contro l'Aquila Montevarchi. Questo è il Pescara che piace alla città, che piace ai tifosi, che piace al presidente Daniele Sebastiani. Ma certo, stiamo facendo bene, è innegabile che stiamo facendo bene, ragazzi. Hanno capito quello che vuole il mister e credo che stiamo facendo il massimo. Si può ancora migliorare, perché si può ancora migliorare, anche oggi avevamo fuori diversi giocatori, qualcuno che è andato via, qualcuno che deve arrivare, quindi andiamo avanti così, guardiamo, facciamo partita dopo partita e poi vedremo alla fine dove arriviamo e ce la giocheremo con gli altri. In tanti anche in tribuna parlavano dei gioiellini che il Pescara potrebbe mettere in mostra e sta mettendo in mostra su tutti i Blanuta ma anche delle Monache, ecco, questo è un orgoglio, motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio perché vuol dire che sotto stai lavorando bene e quindi faccio i complimenti ai miei tecnici del settore giovanile, ai miei responsabili, perché vuol dire che hanno lavorato bene. Per me le vittorie del settore giovanile sono queste: avere dei ragazzi che vengono in prima squadra. Pescara che con questa vittoria, come abbiamo detto, da seguito a quelle che sono i tanti risultati utili consecutivi ottenuti, si doveva vincere soprattutto perché poi il Cesena aveva vinto oggi pomeriggio e quindi per mantenere la fiammella accesa comunque di arrivare ai terzi, perché comunque meglio ci si posiziona in classifica e poi ai playoff è tutto diverso. Sì, ma si doveva vincere perché se vuoi ambire a qualcosa di importante devi vincere, a prescindere da quello che fanno gli altri. Oggi non era facile perché loro non sono una squadra che meritano il posto di classifica che occupano. E io credo che il Pescara oggi abbia fatto il più bel primo tempo di tutto il campionato, perché veramente non c'è stata storia.
Poi pensate, c'è stato pure un miracolo, ha segnato pure Dorsi. Vicende societarie, a che punto siamo? Stanno bene. Stanno bene, ma si può chiudere nei prossimi giorni? La porta si può chiudere, sempre simpatico. Il Presidente, no, chiudiamo veramente col mercato, questo la chiudiamo perché domani la porta del mercato poi si chiude. C'è il mercato a Milano, il mister comunque spera di che una punta potrebbe arrivare. Sì, ma l'abbiamo già fatta la punta, quindi tra oggi e domani si allenerà con la squadra. Domani. E chi è? Abbiamo fatto Cerningoi, quindi a meno che in ci ripensa. Perfetto. Una rete a tempo quasi scaduto di Luca Lombardi condanna il Teramo alla sconfitta sul campo del Limolese. Partita scialba dei biancorossi che mercoledì sera avranno la terza trasferta consecutiva al Franchi di Siena. La perla di Luca Lombardi è un gioiello che spezza i sogni del Teramo che pensava al minuto 92 di aver portato a casa almeno il pareggio. Limolese vince e tutto sommato convince perché gioca meglio dei rivali superandoli anche in graduatoria. La partenza della formazione di case ad alta intensità, De Sarlo al settimo, manca la porta di poco, il Teramo ci mette un quarto d'ora ad entrare in partita con la volata di Bernardotto che chiama Rossi al calcio d'angolo. Dai cui sviluppi nasce il giallo, Petrella di Ciampino rileva un mani di Fiorani col Teramo che protesta perché il tocco incriminato sarebbe stato di Cerretti. I padroni di casa sono pimpanti, Benedetti al 19° recupera e innesca il diagonale di Lombardi su cui De Sarlo non arriva in scivolata di un soffio. Clamorosa quella che Malotti mette sul piede di Bernardotto a metà tempo, il centravanti puntuale all'appuntamento e impreciso al momento della battuta. Limolese tiene il pallino del gioco, accelera e pressa lasciando al diavolo solo le ripartenze. Al 36° Lombardi travolge Perucchini ma Petrella lascia proseguire Cerretti a porta spalancata ma da posizione complicata manca di nulla il vantaggio mandando la sfera esattamente dove tre giri di lancette dopo finisce quella calciata da Belloni imbeccato in area da D'Alena. Secondo tempo più involuto, Bernardotto scalda i guantoni di Rossi ma è sempre Limolese a farsi preferire per impostazione del match. Guidi inserisce Forgione per Fiorani ma deve ringraziare Perucchini attento sulla scivolata ravvicinata di D'Alena pescato dal traversone anche deviato di De Sarlo. Entrano sopra e D'Andrea per Rosso e De Grazia varando la difesa a 3 con Malotti che arretra da mezzala. Il problema è che il centrocampista ex Fiuggi con due falli su Lombardi rimedia altrettanti cartellini gialli che gli valgono la doccia anticipata per una partita durata per lui 16 minuti. Rossetti rileva Malotti, Fontana squalificato, scambia i Lombardi fuori Alessandro dentro Luca e sarà la mossa decisiva. Benedetti ci prova dalla distanza ma Perucchini gli concede solo il corner. Il Teramo serra le file e non si scompone, tutt'altro, anzi col piazzato di Arrigoni sfiora il colpo da 3 punti, la sfera bacia la parte superiore della traversa ed esce, poi la rete di Lombardi, slalom e battuta che fulmina Perucchini e manda all'inferno il diavolo beffato quando il più sembrava fatto, lezione da tenere a mente mercoledì quando a Siena si conclude il trittico di impegni lontano dal Bonolis. In Serie D il Chieti vince ancora all'Angelini e lo fa per 2-0 ai danni del Nereto, penultimo della classe. Con questo successo i neroverdi di Lucarelli arrivano a 24 punti in classifica. Samuele Mucci. Vittoria meritata per il Chieti contro il Nereto. Derby portato a casa dai neroverdi che si impongono per 2-0 con le reti di Fabrizi e Orlando. Al 7° minuto un cross attraversa l'area, ma Siracusa non sfrutta calciando alto. Al 34° ancora Chieti con Fabrizi, che viene servito in area e prova ad incrociare con un tiro raso terra, ma la palla esce di poco sfiorando il palo. Verso la fine del primo tempo, il Nereto prova una reazione con Boito, ma il tiro è centrale e debole e viene parato da Forti. Primo tempo che termina a reti inviolate. Inizio di secondo tempo scoppiettante, con il Chieti che al primo minuto passa in vantaggio. Fabrizi approfitta di una deviazione di Salvatori e in tap-in mette a segno la sua 9ª rete in stagione. Al 6° minuto proteste della squadra ospite per un probabile fallo di mano e subito dopo Fabrizi innesca un contropiede, sventato però dalla retroguardia del Nereto. Poco dopo l'allenatore del Nereto del Grosso viene espulso dal direttore di gara per proteste. L'ottimo secondo tempo del Chieti viene confermato con il raddoppio dei neroverdi. Al 20° corner battuto da Pietrantonio. Orlando colpisce di testa e porta la sua squadra sul 2-0 con la sua prima rete in stagione. 7 minuti dopo, altra grande occasione del Chieti. Dopo una serie di scambi, Fabrizi colpisce a distanza ravvicinata, ma De Luca effettua un'ottima parata evitando la rete del 3-0. Il Nereto è sempre più in affanno.
Alla mezz'ora El Wasni spreca una ghiottissima occasione. Dopo essersi liberato del difensore, calcia fuori e il risultato rimane sul 2-0. Al 35esimo Ventola ci prova dalla distanza, ma la palla esce fuori di poco. Nei minuti restanti il Chieti continua a gestire ottimamente il risultato e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'ostilità. Il Chieti vince il derby conquistando 3 punti molto importanti ai fini della classifica. E questa era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.